La leggenda del Monte Pira, la leggenda di Concetta, l'unica donna in grado di emancipare al 100% tutta la popolazione femminile, l'unica donna realmente femminista, l'unica donna che per ora sta mettendo in difficoltà il mondo maschile. Siamo tornati oggi con l'incredibile secondo episodio in 2 settimane di Pokémon Rubino Omega. Esequie a tutti, bentornati sul mio secondo canale. Oggi proseguiamo l'avventura di Concetta insieme a tutti voi, insieme a tutti noi, insieme a me, a te e agli altri. Prima di iniziare ovviamente vi chiedo un like, un commento, nei commenti scrivetemi chi è il vostro dittatore preferito. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale, siamo vicini ai 250.000 iscritti, a me piacerebbe arrivarci entro fine mese, ho deciso, no, impossibile, ne mancano 10.000, è impossibile. Iscrivetevi, mi raccomando, perché per voi è un tasto, per me è ego che cresce e pene enorme. Arriviamo a 400.000 like, se arriviamo a 400.000 like, dai. Concetta, guardala qua, vicino ai suoi vecchi preferiti. Ho letto i commenti che mi avete lasciato l'altro giorno, cioè settimana scorsa, non mi sono drogato, lo giuro. Mi avete detto assolutamente fai evolvere quel coglione di Benito, ma noi lo facciamo immediatamente. Dov'è la pietra foglia? La prima cosa che facciamo diventa super Benito, Benito 2. Poi Star 40, Benito, ma ti vuoi evolvere? Cosa? Benito si sta evolvendo? Oh no! Guarda già la mano com'è alzata! Che fenomeno, Benito, cazzo, sei un mostro. Oh, finalmente diventa il Pokémon nazista per eccellenza. Tiè, boom, doppio saluto al duce. Ma che c'ha, gli zoccoli? Ma non c'ha i piedi, ma non cammina, ma che è? A posto, siamo a posto. C'avemo Niagara, c'avemo Eurofighter, c'avemo Kate Moss, c'avemo Benito, Django Terzo che vabbè sta al 44, farà la Lega. A me Heracross fa cagare, mi avete detto? Vediamo se dico una cazzata. Mi sa che mi pio Banette Banone. A parte il fatto che può diventare Mega Banette, prenditi Shuppet che è il Pokémon peretanale. Io lo catturo Shuppet. Tanto se non sbaglio, può essere che sta in zona? A parte non mi ricordo dove va andà. Che mi diceva la signora? La gemma rossa rubata. Porto Selcepoli, va bene signora, grazie, la ringrazio. Prima di tutto però vorrei prendere il Pokémon peretanale. Guarda come ce l'abbandoniamo, quelli rimangono lì per tutta la vita, fanno la pensione là sopra. La vediamo un po'. Eccolo. Er Pokémon peretanale. Vabbè, la velocizziamo e entra subito. 1, 2, 3, ciao. Dai, fratello, mi fa perdere tempo. Ma perché si è suicidato? Perché ha preso danno? Possiamo dare il benvenuto a Erperetta. Che fenomeno, cazzo. Allora, mo' c'avevamo Erperetta. Dovemmo andare tecnicamente a Porto Selcepoli. Quale cazzo è Porto Selcepoli? Porto Alghepoli, Verde Azzupoli, Ceneride, Lega Pokémon, Iridò. Ma qual è? Porto Selcepoli. Andiamo a Porto Selcepoli, ci prendiamo Erperetta. Togliamo Heracross perché è una merda, inutile, cazzo. Sborra, torna qui dentro, sborra. Ma tutti che fanno Erzium? Ma com'è possibile? Ma già ce l'avevo. Straordinario. Ma quando cazzo l'ho... Ma scusa, quando l'ho preso Erperetta? Stalker. Perché l'ho chiamato Stalker? Ma perché l'ho preso? Forse perché già avevo in mente di prendere Banette Banone? Vabbè, a me mi dispiace, ma Shuppet Stalker rimarrà lì perché io preferisco Erperetta. Scusami. Aleo Heracross, che è un coglione. Poi in realtà servirebbe anche il sesto, perché mo vabbè quello, ma non lo uso, non voglio tenermi Django Terzo. Può essere sesto, ma dite un sesto. Perché mo ci avevamo Acquatera, Acciaio Volante, Spettro, Psicofolletto, Erba Buio, che l'erba al buio un po' sdrogheggia. E Erzesto. O te prendi tipo Slaking, che è normale, però è troppo forte secondo me. Ah, ma avete detto Glalie. Erpalla. Erpalla Dolopio però, perché è ghiaccio, che potrebbe essere Sdrogo. Oppure Riperior addirittura. No, Riperior non mi piace, è veramente una... sembra una cacata. Ma che è, un fecaloma? Glalie ghiaccio. Lui è OP, Do cazzo sei pia Snorunt. Ghiaccio Spettro Froslass. Oddio, potrebbe essere il connubio. Senti a me. Mo se tenemo Erpantera. No, Erperetta. A Pietralbore dove sei pia? Ah, la via Vittoria. Troppo in là. Metodi ripetibili, Ciclamipoli, lotta inversa con Arcangelo. Ciclamare, 5% di probabilità. Se no la via Vittoria. Perché senti a me, secondo me se piamo Snorunt lo famo evolve in Froslass e ci avemo ghiaccio Spettro, in modo tale che lo mettiamo qua al posto de Spettro, così ci avemo ghiaccio Spettro. Sempre il sesto deve rimanere, però in questo modo abbiamo uno slot in più che ci puoi mettere, che ne so, uno fuoco, un Riperior, un qualcos'altro. Ditemi se può essere, eh. Così mettiamo Froslass qui e il sesto che mi consiglierete voi in questo video, perché siete i più forti del mondo. Però tocca trovare la pietra albore e Snorunt. Snorunt ando cazzo lo pio. Grotta ondosa, percorso 125. Quindi tocca fa per ora se teniamo Erperetta, poi famo grotta ondosa al percorso 125 e tocca trovare la pietra albore, che è o via Vittoria o Ciclamipoli. Lotta inversa con Arcangelo. Prova, aspetta un attimo, aspetta.
Aspetta, intanto fammi vedere se già ce l'ho. Che qua sei sdrogheggia, mica male. Non penso di avere la pietra al bore. Che poi pietra al bore è un nome super fascista. Non ce l'ho. Tu mi dici ciclamipole. Ah, ma ciclamipole? Sborra? Ho sborrato. Ah, prendo la sborra. Allora, tocca vanna. Dove si andava? Sopra? Come si andava in quella zona lì in cui facevano tutti a botte? Ma tu mi dici lotta inversa con Arcangelo. Chi cazzo è Arcangelo? Ma sei vestito in modo bianco. Ovviamente non lo troveremo mai, lo sapete, no? Cioè, non esiste sicuramente tutta questa roba che sto cercando di fare. Non si può fare, so sicuro. Zona est dei portici. Questi non mi sembrano portici. Beh, mo lo troviamo un attimo. Allora, sta sotto. La zona est. La zona est è questa, no? Oh, questi sono letteralmente i portici. La zona est è zona... No, questa è ovest. Est è di là. Ah, questa è zona est. Centro lotta inversa. Ok. Scusa, quindi se io lo batto mi dà la pietra al bore? Eccolo lì il coglione. Scusa un attimo, eh. Sei venuto qui per provare la lotta inversa? Sì. Le mosse super efficaci diventano non molto efficaci. Ok. Tu sei Arcangelo? Arcangelo? Gestore? Ma che cazzo sei? Lotito? Quindi se io faccio surf è super efficace su questo. Ah, non me so curato. Super efficace, no? Che fenomeno, frate. Un cazzo di fenomeno. Ma Wile, tu sei sempre erba? Quindi te posso rifar surf? Se sei erba, se sei erboso. Ma non credo tu sia erboso. E invece sei erboso. No, quindi tecnicamente pantano bomba. Un livello superiore. Ma non è niente super efficace. Vabbè, non so. Ah, ma era normale forse lui. Ok, ora che ti ho battuto, Arcangelo Gestore, che mi dai la pietra al bore? Sono orgoglioso di te e della mia invenzione. 1006. Sta cosa si può usare una volta al giorno, quindi se non me la dai è inculata, bene. Vedo che hai compreso le basi. Ecco tre cosucce per te, Bacca cedro. E non è quello che mi serve. Ma non me l'ha data? Ah, i premi che si possono ottenere variano dal numero di colpi super efficaci portati a segno. Pietre evolutive per 7-9 colpi super efficaci. Ah no, no, ma spero che sia cumulabile. Non gli posso da 7 colpi super efficaci con 3 Pokémon. Tu mi devi dare pietra al bore, frate. Io decido che è 7 gennaio oggi. Ah, sì. Vediamo innanzitutto se è cumulabile. Torkoal. Torkoal mi serve uno con le mosse erba. Manda Gate Moss. Quindi se io ti faccio foglia magica, continua a non curarmi, Ma ci sta. È super efficace, no? Ok. Makuhita. Buio con Coleottero o roccia? Benito ci avrà una mossa. Buio. C'ha finta, perfetto. Vai, super Benito, è il momento. Cazzo fai? Stai calmo, che era sta smitragliata dei cazzotti. Ed è super efficace, ce le chi le pallone. Sileo, acqua o ghiaccio, facile. Occhio perché mi ciuccia anche lui delle mosse super efficaci ora. Che tecnicamente se io faccio lui, se sono cumulabili, ho fatto 4 super efficaci. Perché uno ho fatta prima, più 3 adesso, sono 4. Quindi dovrebbe darmi una bacca che diminuisce la potenza delle mosse super efficaci. Spero sia cumulabile, perché altrimenti come fai a fare 7 colpi super efficaci su 3 Pokémon ar 20? Gestore? E mo che me dai? Bacca cedro? Ma me da bacca cedro, sì. Come faccio a fare 7 colpi super efficaci su 3 Pokémon di merda? No, è impossibile. Altrimenti devo aspettare la via vittoria. Che poi la possiamo aspettare la via vittoria, non è un problema. Però mi gira il cazzo. Farne 9 è impossibile. Mi dite una tecnica per fare sta roba, raga. Però vabbè, possiamo aspettare la via vittoria e si prende lì. A meno che non mi dite come cazzo si può fare sta roba. Perché è impossibile con 3 Pokémon fare 9 super efficaci. Cioè, significa che devo farne. Anzi, 7 super efficaci devo fare su 3 Pokémon. Significa che se ne devono prendere 2 a testa. E uno se ne deve più a 3. Vabbè, ditemi come si può fare. Perché almeno ci mettiamo qua al posto del Peretta, ci mettiamo Froslass. E poi un sesto sempre che mi dite voi. Eurofighter anche io lo cambierei perché non mi piace moltissimo, vi dico la verità. Metterei qualcos'altro di volante. Consigliatemi anche un altro volante che può essere Altaria, magari. A parte che intanto si può più a Snorunt e lo lasciamo lì a farmare. No, Grotta Ondosa, ancora non ci stiamo, mi sa. Grotta Ondosa qual è? Vabbè, sta Verdazzubule a voglia. Vabbè, allora per ora se teniamo Shuppet. Che se vuoi 37 a livello, va bene. Se potremo tenere Shuppet, dai. Famo così, rimane sempre il dubbio del sesto, perché comunque non ce l'avemo. Però me lo consiglierete voi nei commenti. Che mi piace come team quello lì, nel senso Froslass al posto del Peretta. Poi, un sesto che può essere... Chi ci manca? Un fuoco ci può mancare? Non lo so, me lo saprete dire meglio voi. Proseguiamo la nostra avventura allora. Dato che non potemo, fa niente. Però vabbè, anche questi sono in realtà dei passi avanti abbastanza huge, eh. Allora, che abbiamo detto, a Selcevoli dobbiamo andare per proseguire la nostra straordinaria avventura. È mezz'ora che sto registrando per capire come cazzo si fa. Ma è questo quello che ci piace, il nerding. Borra. Ho sborrato. Prendo la sborra. Oh, poi io sono convinto di quello che ho detto nell'ultima mezz'ora che durerà 5 secondi. Poi ditemi voi se ho detto una cazzata. Intendiamo continuare con le nostre esplorazioni. Fantastico, Capitano Ano. Grazie per averci dedicato un po' del suo prezioso tempo. Speriamo di poterla intervistare ancora in occasione di nuove scoperte, lo speriamo. Dove vanno?
Ma chi è? Ma era Brumotti? È stata la mia prima apparizione in TV. Che emozione, un fenomeno. Oh no, punto esclamativo gigante. Sei tu, preparati perché ho una grossa novità. Boom, e tira fuori il suo cobra. Abbiamo fatto una scoperta sensazionale nel corso dell'ultima esplorazione dei fondali marini. Che cosa? Abbiamo trovato qualcosa nell'antro abissale, una grotta sommersa che si trova nel percorso 128. Non vedo l'ora di scoprirla. Crediamo che ci sia un Pokémon millenario che si pensava estinto ormai da tempo. E invece? Che cazzo era? Ah, prova. Mi sentite? Oh no, chi è? Il capo del Team Smegma. Eh sì. Questo è un messaggio per il capitano Remo. Il Team Smegma prenderà il controllo del suo sottomarino. Lei avrà il grande onore di collaborare al nostro piano di riportare al mondo il suo stato primordiale. Non ho capito. Vabbè, sono napoletani. Una cifra dei punti interrogativi? Sembrava qualcuno che parlava al megafono. Da dove veniva? Dal megafono. Il sottomarino, stanno cercando di impossessarsene. Capitano Ano, la salvi lei? Certo, vengo con lei, non si preoccupi. Scusate ragazzi, devo salvare il mondo per l'ennesima volta. Capitano Ano? È il Team Smegma. Quei farabutti sono gli stessi che hanno cercato di rubare la merce Devon. So sempre loro, fratello. Ci hai seguiti fin qui dal Monte Pira. Devo proprio farti i miei complimenti. Ormai nessuno ci può fermare. Siamo il cazzo enorme. Non ci resta che apportare al sottomarino le modifiche necessarie per raggiungere l'antro abissale. Beh, sembra un procedimento abbastanza lungo. Abbiamo tempo per uccidervi. Dove giace addormentato è il Pokémon leggendario. Il piano per far progredire l'umanità all'ultimo stadio dell'evoluzione è entrato nella fase finale. Ma se proprio non vuoi darti per vinta, non ti fermerò. Seguici fino al nostro rifugio. Mazza, ma sono i nemici più accomodanti della storia. Ottavio! Oh no, Ottavio è il grassone che ride. Abbiamo bisogno di tempo, intrattenete l'ospite. Vabbè, ci avrà un Pokémon che sarà disabile con una zampa sola. E questi se danno. Animazione superba. Ok, ci siamo. Che volete, reclute stupida? Velocizziamo ragazzi, perché ovviamente io vi voglio bene, ma Maitiena e quell'altro chi sarà? Niagara 50, vabbè, ci frega niente. Il primo è Nader, il secondo, ok. Dai, su, ci avrai un Pokémon. Due, Numel. Tanto sono tutti di fuoco, non avete letteralmente nessuna speranza. Uno è andato, ok. Oh, Golbat, grande. Frana, ciao. Che cazzo, levate. Ok, ciao. Quindi questi si sono dati. Impossibile. È ora di raggiungere gli altri al rifugio. Assolutamente. E se ne vanno con la loro camminata molto robotica. Dove va, capitano Ano? Buon modifiche. Il mio sottomarino Explorer 1. Boh, cosa hanno intenzione di fare? E io che cazzo ne so. Non vorranno mica risvegliare il Pokémon millenario che già ci ha addormentato in fondo al mare. Te l'hanno detto 500 volte. Nelle mani di quei criminali, il mio sottomarino potrebbe essere la causa di una tremenda catastrofe per il mondo intero. Andiamo a fermarle. Porto al Gepoli? Ok, sì, andiamo. Va bene, t'ho detto di sì. Saremo pronti a salpare in un attimo. Let's go. Forse devo prima curarmi. Musica Jo. Ma da dove è spuntata? Da sott'acqua? Ma è acqua, woman. Eccoci a Porto al Gepoli. Ah, non siamo arrivati. Il covo di quei furfanti che hanno rubato il mio sottomarino dovrebbe essere nei dintorni. Concetta, pensaci tu. Certo, te pare. Ma che cazzo sei venuto a fare? Prima cosa mi curo. Poi pensiamo al resto, a salvare il mondo, a fare tutte quelle cosucce. Se siamo curati, immagino che il loro sborrificatore sia all'interno del porto. A sto punto? Torniamo dentro. Dici che è all'interno del porto? No. Dove si nascondono questi farabutti? Forse sopra. Dove cazzo è? Ah, ma l'ho già visto. È quello dell'altra volta. Che non ci potevo passare, però. Questi stanno qua ancora a cagare. Cazzo, dov'era? Ah, era qua. Fanculo. Ok, sei soldati, ragazzi, che stavano facendo la guardia all'entrata, eh? Vabbè, ora ci sarà la distruzione del Team Smegma. E probabilmente la cattura, concetta. C'è luogo in tempo per ogni cosa. Ah, non mi fa usare la bici. Ci sarà la cattura del leggendario, mi vuoi dire? Ma sto episodio è straordinario. Cioè, siamo rifatti la squadra. Abbiamo pensato a come rifare la squadra. Abbiamo scoperto il Team Smegma. Mo, probabilmente si scopamo. Ma che cazzo volete più? Iscriviti al canale. Oh no, il rifugio antiatomico. No, ci metto 6 ore. Beh, non credo vi interessi, no? Ma non sono lottatori? Almeno non tutti? Da quanto tempo? Siamo arrivati in un punto. Ho trovato una gangbang. Finalmente ci rivediamo. Come dici, la prima volta che ci vediamo? Fatti ci vogliono, non parole. Eccomi, siamo fatti. Preparati ad assaggiare la potenza combinata al quintetto. Oh no, lotta quintupla. Ma che è? Ah, sono 5. Ah, ma che cazzo è? Ah, sono semplicemente 5 Pokémon. Cioè, voi mi fate veramente perdere tempo così? Tra l'altro con Surf li colpisco tutti. Pori cani, morti affogati così, senza un senso logico. Distrutti con una mossa, 5 allenatori. Che inutilità. È stato inutile. Che strano, non siamo riusciti a vincere in 5 contro 1. Pensa a te, non avrà mica barato. Fatti ci vogliono, non parola, abbiamo perso. Vai pure, troverai il capo. No, aspetta. Aspetta, non voglio andare al capo. Noi siamo arrivati fino a qua. Tra l'altro, mo non so come l'ho editato questo posto, ma ci sono un sacco di computer che ci dicono un cazzo di niente. Però, prima, qua c'era roba strana, eh. Vedi? Roba super strana. Ah, ok, sono passato. Qua per forza qua. Qua a destra. Sicuro, sono abbastanza sicuro. Ok, stiamo avanzando in posti strani, eh. Super destra. Vedi? La stanza segreta. Oddio, 4 palle. Dimmi che c'è qualcosa di utile. Cazzo è? No, so Pokémon. Andate a cacchiare. Dammi dell'esperienza, coglione. Sono tutti Pokémon? Oh, Master Ball, GG! Che non useremo mai.
Pepita. È il Pipita. È un altro electrode, vabbè. Ok, interessante zona questa, eh? Qua che si fa? Niente, non c'è niente nei computer. Qua non si può cliccare. Là c'è una cosa segreta. Queste sono che sono? È un espositore. Chiuso a chiave non vuol dire, non vuol saperne di aprirsi. Ci sta, il computer non mi dice niente. Ok, si può tornare indietro in realtà. Oh, vabbè, master vol GG a caso senza un senso logico. GG quanto cazzo soffro. Torniamo indietro, andiamo verso il... il capo del team. Qua bisogna catturare i Pokémon leggendari della leggenda, cazzo. Proseguiamo verso lì. Oddio, ma che cazzo è diventato? Di qua si può salire? Cazzo è? Ma che è? Sono fuori di testa. Carino però questo, questa zona, eh? Molto carino. Oh no, una fregna. Puntini, puntini, puntini. Ah, puntini, puntini, puntini. Nota musicale, sei arrivata? Eh sì, so proprio io. So Concetta, la più figa. E la setta. C'è un problema alle gambe? Le modifiche al sottomarino sono già completate mentre canta. Guarda, ora sembra un pene. Con quel trapano sarà un gioco da ragazzi spezzare il sigillo dell'antro abissale. Holy shit. Rimane solo una cosa da fare. Cosa? Masturbarti? Vorrei solo lottare con te, vorrei analizzarti. Anch'io vorrei analizzarti. Purtroppo lei si presenta sempre con Pokémon straordinariamente inutili. Purtroppo il nostro Niagara non può fare altro che umiliarla. Ehi, da cazzo Rossella. Puntini, 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 cambia il mondo. Oh no, se n'è ito. Questo è grave, eh? Questo è gravissimo. Ci pensi, gravissimo. Max, missione compiuta. Il capo è partito per il bene dell'umanità, per il nostro sogno. Puntini, puntini, puntini. Tu non eri prevista, ma ti darò qualche indizio sulle nostre intenzioni. Ma non serve. Il nostro capo è diretto all'antra abissale, nelle profondità marine di largo Alghepoli. E cosa farai? Ti consiglierei di andarti a fare un giro nella città sulla costa. Come ci si arriva, non lo so. Anche se lo sapessi, non te lo direi. Beh, non sei più oggi, me sa. Il Pokémon leggendario dalla leggenda. Qua se torna indietro è fine del videogame. Palesemente terminato. Vabbè, se potremmo darlo, ora tanto abbiamo preso tutto. Dobbiamo semplicemente andare alla la zona della costa. Tanto adesso appena usciamo ci sarà qualcuno che ce lo ripeterà di nuovo. Ah, non sai che forse adesso non c'è più il blocco? Il blocco dei Pokémon? Vediamo. Non c'è più. E infatti si va, si vola. Percorso 124, che però vedremo nel prossimo episodio. Abbiamo capito le intenzioni del Team Smegma. Stiamo procedendo verso la grotta leggendaria del Pokémon leggendario. Abbiamo capito come fare una squadra. Il vostro compito è lasciare dei commenti, dei like e darmi dei soldi, ovviamente. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo pappa. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ma settimana prossima con un nuovo straordinario episodio di Pokémon Rubino Mega. Grazie mille a tutti. Ciao.